Gerru, mare e miniere. Era chiamato la piccola Parigi, questo villaggio del Sulcis, in Sardegna, nato attorno ai giacimenti di zinco e piombo, a cavallo tra 800 e 900. La società francese che estraeva i metalli nella miniera di Malfidano aveva costruito case eleganti e persino un teatro per i suoi dirigenti. Ma gli operai, che nel 1904 avrebbero indetto uno sciopero poi soffocato nel sangue, abitavano più lontano, nelle colline di Monte Rosmarino e Monte Beccu, in condizioni assai meno favorevoli. I fantasmi delle miniere ancora oggi dominano il paesaggio, simulacri di un passato lontano e di un tessuto economico che prova a ricostruirsi attraverso lo sviluppo del turismo e la pesca. Come quella dei Ricci, che già negli ultimi anni di attività mineraria costituiva per gli abitanti di Bugerru un modo per aumentare i magri guadagni. Io vengo dal mondo della pesca fin da ragazzino. Ricordo quando con mio padre andavo a pescare. Allora tutti i pescatori che erano qua a Bugerro erano anche dei minatori. E per arrotondare, siccome c'erano queste famiglie numerosissime, di 8, 10 elementi, a volte anche solo figli, e quindi bisognava collaborare, così abbiamo imparato il mestiere del mare. I nostri padri erano dei minatori, pescatori. Con loro abbiamo cominciato e tutto serviva per portare qualcosa a casa. Da 13 anni ero già dentro l'acqua. Io ho 56 ancora, non è cambiato niente. Dimmi la sensazione di entrare nell'acqua. È una passione anche, non è solo per salvarti, perché il mare è una banca. Quando ti servono soldi devi andare a togliere, però devi saper fare anche, capito? Erano tutti minatori qui a Bugerro. Alcuni di loro sono diventati pescatori perché il pescatore, diciamo, era l'unico mestiere disponibile che a quei tempi lì si poteva fare. La gente che non riusciva ad avere un posto di lavoro si riversava in mare
e viveva anche dignitosamente, certamente con i mezzi che avevamo, perché non avendo un mestiere del mare, e quindi si inventava un pochino tutto. Gli unici pescatori che io ricordo erano tre o quattro vecchietti che avevano imparato un modo per pescare, usavano una canna, come la canna spaccata in punta, come la canna che si usa per le fichi d'India, e con questa riuscivano in una giornata a tirare insieme 400-500 ricci, che poi venivano venduti a un prezzo anche molto basso. Era una leccornia che veniva utilizzata nella cucina dei poveri ed era, devo dire, molto buona. Però arrivarono qui dei pescatori di origine, diciamo, ponzese, e anche dei carlofortini. Dobbiamo tanto ai carlofortini, che ci hanno insegnato tante tecniche di pesca, dalla pesca dei tramaglioni, quella delle nasse, quella dei palamiti, nonché anche quella dei ricci, che oggi è diventata ancora una risorsa per tanti giovani di Bugerro che si sono riversati sulla pesca, e con queste possibilità che hanno dato la regione Sardegna ai disoccupati di diventare dei pescatori anche loro, di poter attingere a questa risorsa che erano i ricci, e oggi riescono d'inverno a salvarsi. La difficoltà sono molteplici. La prima è quella di riuscire ad azzeccare il momento buono per pescare, perché non sempre questi ricci sono pieni di uova, così come all'interno del riccio ci sono queste gonadi che si riempiono, che maturano, e poi in un momento particolare, quando l'acqua comincia a riscaldarsi, ma non troppo, vengono liberati in superficie. Ecco, quello è il momento, credo, migliore, perché a quel punto lì le gonadi sono piene. Noi iniziamo a novembre, dicembre e gennaio troviamo i ricci vuoti certe volte, capito? Perché non si riempano. E magari si riempano in estate anche, capito? E certe volte si riempano anche, li troviamo pieni in estate. Però la stagione è bella adesso, il riccio. Qual è il sistema per prenderli senza pungersi le mani? Ci facciamo una forchetta, la saldiamo in un pezzo di ferro, capito? E un coppo, sai cos'è? È un cerchio con della rete, che ci stanno 100 ricci, dipende dal coppo che vuoi fare. Si pesca meglio col sole, perché c'è caldo, capito? E se che non senti il freddo, una giornata triste ti entra più freddo, capito? È bello quando c'è il sole e vedi tutti i colori. Raccontami l'esperienza più bella che tu hai avuto col mare. L'esperienza più bella a Capopecora. Non mi sono buttato un giorno, devo cercare un paio di attini per un amico. E come mi sono buttato, ho visto migliaia di fumaioli rossi e gialli, i ricci che stavano buttando le uova, a migliaia. E mi sono trovato in mezzo a questi colori rossi, gialli. Tu pensa, migliaia e migliaia di fumaioli rossi e gialli che salivano a 3-4 metri da... E poi sì, è una cosa bellissima. Thank you.
I greci nell'antichità venivano chiamati pietre di tuono, si credeva che quando c'era il tuono c'era una pietra che cadeva e non faceva cagliare il latte, oppure venivano chiamate sperma di serpente nel Medioevo, pensate un po', il riccio di mare. E gli egiziani battevano quelle 1400 spine, la trasformavano in polvere, la ingerivano quando avevano brutta voglia. E in realtà il riccio fa bene perché ferma la metastasi, le uova di riccio. Secondo alcune ricerche scientifiche, la polpa di riccio, le uova di riccio fanno molto bene, naturalmente se ne mangi troppo fanno male naturalmente. Per gli indiani il riccio trasportava il carro delle ricchezze, è un animale misterioso, è un essere particolare che vive nei fondali e che, come dicevamo prima, è una forma di economia. Questo è un po' in sintesi la storia del riccio, di questa forma di economia che può essere una risposta a patto che ci siano regole. Non si può, davanti a queste forme di economia, affrontare il lavoro senza regole. Le regole servono per dare a tutti la possibilità di poter gustare questa pietanza che va consumata entro brevissimo tempo, perché se si aspetta troppo, più si aspetta, più si deteriora e più diventa pericolosa. Insomma, il lavoro di questi pescatori è un lavoro antico, prezioso, importante, pieno di memorie.